Avrà a disposizione due risultati su tre, ma guai a cedere alla tentazione di giocare una gara difensiva. Equilibrio sì, ci mancherebbe, senza tuttavia perdere le caratteristiche appena ritrovate, ovvero coraggio e intraprendenza. La pressione, è vero, è tutta sul Vicenza, condannato a vincere, ma nella bolgia delle menti servirà un'altra impresa. Oddo. Oddo, per la prima volta dall'inizio di questa serie il Pescara non deve convivere con l'imperativo di vincere. Su Vicenza c'è l'intera pressione di questa gara, in teoria è un vantaggio? Anche in pratica è un vantaggio, abbiamo due risultati su tre, quindi sarei estremamente ipocrita nel dire che non è un vantaggio. Un vantaggio lo è, però dobbiamo essere intelligenti a gestire questo vantaggio. Se andiamo a giocare per difendere questo risultato, a mio modo di vedere, è sbagliato. Dovrò essere bravo e capace a trasmettere questo concetto ai ragazzi, ma io sono sicuro che come hanno fatto in altre circostanze nelle precedenti due partite, loro sono in grado di fare questo e di gestire con intelligenza questo vantaggio e di fare la partita che abbiamo fatto contro il Perugia, contro il Livorno, senza fretta, senza andare lì a buttarsi in avanti a capofitto. Più di 1000 tifosi al seguito, tanta roba, non c'è dubbio. Vicenza infatti non è dietro l'angolo, si gioca alle 21 e domani si torna al lavoro. Un grande sacrificio che dà esattamente l'idea del ritrovato entusiasmo. Probabili schieramenti nel Pescara, Melchiorri e La Certezza. Il centravanti ha recuperato e sarà in campo dall'inizio. Per il resto novità in tutti i reparti. In difesa Fornasier preferito a Zuparic quale partner di Salamon. A sinistra Pucino in luogo di Rossi. In mediana Memushai dal primo minuto in coppia con Torreira, panchina per Brugman. Davanti fiducia a Caprari, determinante negli ultimi 15 minuti del match di andata. Naturalmente Politano e Bjarnason a completare il reparto. Per contro Marino deve ovviare alle assenze degli infortunati Brighenti, Manfredini, Spinazzola e dello squalificato Vigorito. Sebbene non al top rientrano Cocco e Di Gennaro. 4-3-3 il sistema di partenza. Bremek tre pali, Sampirisi, Camisa, Gentili e Delia in difesa, Di Gennaro in cabina di regia, Moretti e Cinelli mezzeali, in attacco Laverone e Ragusa a supporto di Cocco, riferimento centrale. Stadio completamente gremito, inizio ore 21, dirige Maresca di Napoli. Cosa deve fare e cosa invece non deve fare rispetto all'ultima partita della gara di andata nel tuo Pescara? Deve fare quello che sa fare. Deve fare quello che sa fare, perché poi a volte ti rendi conto che quando hai veramente pochissimo tempo, se vuoi provare qualcosa di nuovo, qualche input nuovo, è veramente difficile. Uno, perché mentalmente se tu fai cose diverse da parecchio tempo è difficile, e due, perché proprio effettivamente c'è pochissimo tempo. Quello che abbiamo cercato di apportare, e hanno risposto da grande, è la giusta mentalità. Poi in campo sono bravi e fanno quello che sanno. Senti, però il Vicenza deve fare la partita, questo in teoria è un altro vantaggio. E chi lo dice che deve fare la partita il Vicenza? Possiamo farla anche noi la partita e magari il Vicenza sottostare. Questo è il nostro obiettivo. Mi aspetto un Vicenza come noi contro il Livorno. Vicenza che deve fare una partita attenta, non rischiare, perché se prende gol le cose si mettono male, e che tenterà nei momenti più opportuni di attaccare e fare gol. E noi dovremmo essere bravi e intelligenti a non subire gol e cercare di farlo.